Ed eccoci qua in un nuovo appuntamento di Clash Royale, Natale Royale. Potevo anche chiamarlo Christmas Royale, ma noi siamo italiani. Natale Royale, subito un bel pollicione in su per il vostro ICM 89. Vi voglio ricordare che se acquistate i prodotti di Alex Theory, ricordatevi di mettere il codice CiccioGamer89 perché vi daranno due buste di gallette al formaggio in omaggio. Quelle sono quelle rosse, quelle a formaggio sono gialle. Signori, ve voglio bene, subito un bel commentino qui sotto scrivendo, che ne so, Merry Christmas o Natale Royale o CiccioGamer89 sei il più bello del mondo. Scegliete voi quale di questi tre potete fare. Andiamocene su Clash Royale. Ragazzi, stiamo giocando benissimo la Lega dei Campioni e io sinceramente, finché abbiamo questa win streak buona, perché dovremmo cambiare modalità o dovremmo cambiare deck? Cioè, finché stiamo, finché dura, fa verdura, potevo fare questo, eh. Forse col senno di poi fasse di cacchi propri ha fruttato qualche danno alla sua torre di destra. Questa è mamma da... Allora, la cosa è... Che famo? Me faccio itta torre? Secondo me, sì. Secondo me, sì, raga. Certo, devo comunque... in qualche modo... evitare di... perdere completamente la torre. Anche è vero che secondo me abbiamo giocato bene. Speriamo non abbia un drago infernale. Ma non mi pare così incredibile. Ok, peccato per tutto il restante, perché guardate che abbiamo giocato molto bene. Vi devo dire la verità, non ci meritavamo questa roba, perché a sto punto vi dico, lui ha giocato molto bene, ma d'altra parte, secondo me, noi abbiamo giocato ancora meglio di lui. Se posso permettere di dire questa cosa qua. Cioè, lui c'ha tutta roba squishy. Che cavolo è successo a Clash Royale, che stanno giocando tutti in maniera così squisciosa? Un'altra volta barile d'ossa. Quello ha senso? Per me non ha senso tirare le frecce, raga. Io ve lo voglio dire. Mescola proprio, raga. L'opponente, l'ho detto, gli sta dicendo anche una grande botta di sedere. Veramente incredibile, raga. Veramente incredibile. Proviamo a fare così. E secondo me ha senso. Ci stiamo difendendo con le unghie e con i denti, ma non credo che sarà sufficiente, raga. Perché sicuramente qualche danno potevamo evitarlo di prenderlo. Facciamo così. Secondo me è buono questo. Questo è buono, eh. Secondo me questo è buono, eh. E sicuramente noi facciamo di questo. E facciamo anche di questo qua. Lui ha sbagliato a tirarmi la scarica che mi ha resettato la strega madre. Lui ha sbagliato sta roba, raga. Non mi doveva mai resettare la strega madre. Errore da parte dell'opponent che ci ha permesso di sfruttare le nostre abilità ancestrali e magnetiche per vincere, perché poi mi ha tirato fuori i pipistrellini. E direi che è andata alla grande. Continuiamo così. Prima o poi arriverà una sconfitta. Forse anche una serie enorme di sconfitte. Però devo dire che stiamo giocando comunque bene. Stiamo comunque giocando bene, ma Mascalz è un problema. Fireball secondo me non è giusta sopra il Mascalzone, raga. Mascalz sono un problema perché sicuramente, esatto, l'opponent avrà questa simpaticissima ciurma. Andiamo con tutti quanti goblin. Na 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 na. E non mi è rimasto neanche l'attacco. Diciamo un po' di sfiga. Ma lui c'ha di nuovo i Mascalz. Vabbè, potrei tirare. Facciamo così.
Raga, veramente, veramente, non so che minchia fare. Questa non è male, eh. Mamma mia, ragazzi, se vinco pure questa partita sarà un miracolo. Lui è bravino. Lui è bravino, ragazzi. Ciccio Cerbottaniere, fortissimo. Raga, questa la vedo grigia, già la vedo grigia, già. Secondo me ci sta. Purtroppo solamente due maialini. Vede che secondo me c'ha un botto di senso sta roba. Esatto. Esatto. Però lui comunque una hit me la dà. Vedete quanto, quanto cicla bene lui. Forse nell'overtime possiamo essere un pochino più agevolati. Questo gliela devo far entrare, ragazzi. Questa gliela devo far entrare. Allora, lui non ha più elisir di me. Semplicemente adesso lui ha 3 di elisir in meno di me, che è un po' diverso. Questa secondo me ci sta, raga. Come giocata, secondo me ci sta. Secondo me ci sta. Secondo me ci sta. Perché noi in qualche modo ce la dobbiamo cavare, no? Potevamo essere più fortunati, dico la verità. Facciamo così. Ok. Probabilmente mi ha preso, mi ha preso tutte le carte che non mi doveva prendere. Tutte. Bene. Facciamo così. Devo resistere un po'. Un pochino più romantico. Devo resistere, ragazzi. 1229 non è tanto. Facciamo così. Ma lui tanto. Ok, no. Non credo di poter fare niente. Questa è buona. Che faccio, raga? Allora, la cosa era, io potevo anche provare a difendere. Il problema è che lui ha capito che doveva giocare con le carte piccoline, perché non ce la facevano. Lui aveva i mascalzoni, il cerbottaniere, aveva i spaccamuro. Cioè, c'aveva tante cose che effettivamente avevo dei problemi enormi a gestire, no? Boia. Ora, che tu il boia me l'hai giocato già a destra, a me un pochettino mi fa piacere. Il problema è che non ho il pescatore. Il problema è che io non ho il pescatore. Allora, facciamo sicuramente di questo. Sicuramente. Posso dire povero lui? Sì. Possiamo dire povero lui. E fare anche così per avere un minimo di valore di attacco che non abbiamo più. Ah, costa pure questa, ragazzi. Ho detto che sto deck qua non andava più utilizzato. Vai, strega, ti prego. Fai del tuo meglio. Vai, pescato. Vai, 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 vai. Bei danni, raga. Bei danni. Ma facciamo così perché non ho niente. Facciamo così che non ho niente. Sapete che c'è? Mi prendo danno. Mi prendo danno, raga. Mi prendo danno, vediamo se lui mi rifà fireball lì. Valchiriona. Valchiriona. Facciamo così che secondo me ancora non è un problema. Bravo, Mirke, bravo. Perfetto, dai. Dai, 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 questa la stiamo giocando bene. Devo dire che questa la stiamo giocando bene. Questi ci sta per evitare un domatore, sai. Quello è tosto, tosto, tosto. Non posso dargli valore, ragazzi. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così.
Facciamo così, per forza, per forza. Ci sta, bravo Mirke. Penso che sto facendo davvero del mio meglio. Allora, devo veramente giocarla strana, raga. Devo veramente giocarla strana qua. Bellissimo. Bellissimo, niente da dire. Bellissimo, niente da dire. Bello, ho sfruttato i miei due pescatori a sinistra. Una grabbata Valkyria, l'altro si è fatto erboia. Va benissimo così. Va tremendamente bene così. Questi tre scalini non credo di beccarli in questo video, raga, ma secondo me neanche nel prossimo. Perché adesso io tra poco verranno familiari a casa, eccetera eccetera. Io mi sto impegnando per portarvi un bel po' di contenuti oggi che è Natale. Che ve li vediate o no, comunque stanno sul canale. E vedete un attimo questo finale di stagione come sta procedendo, no? Qui sono stato molto bravo. Qui, se posso dire la mia, io sono stato molto bravo, perché non ho tirato altro, ho creduto nel cuore delle carte. Va bene, quello è un valore estremo e questo può essere un problema non gigante, perché ho loro. Però c'è da riflettere un secondo e mezzo. Allora facciamo così, perché così loro almeno, esatto, si splittano. Esatto, facciamo così. Secondo me ci sta. Non mi sembra di aver giocato male. Ho giocato come potevo. Ho giocato come potevo e lascio la situa un attimo evolversi da sola. Questa è buona. Questa è buona. Così mi escono almeno uno, dai. Esatto, e mi rimane un attacco. Lui non gioca male, è il Batterran. Giusto, Batterran, Batterran. E lo ci può stare, comunque mi arriverà. Non mi arriverà neanche sotto torre. Esatto, dai, che bei danni. Forse potevo evitare il gigante royale, ma sinceramente, chi se ne frega. Lui dovrebbe fare comunque la torre. Dovrebbe. Facciamo così. Ottimo. Mi serve il pescatore, ovviamente. Perché questo va fatto così e questo va fatto così. Non mi interessa. È giocata sbagliata la scarica. È una giocata sbagliatissima. La fireball è un'altra giocata ancora più sbagliata di tutto quello che ha fatto prima l'opponent. Ok. Un pochino mi lagga. Un pochino mi lagga. Facciamo così, senza troppi problemi, dai. Senza troppi problemi. Non mi devo far problemi. Secondo me ha senso. Secondo me ha senso. Questa è buona, eh. Esatto, bravo pescato. E lo facciamo così. Fuori legge sbagliata. Quello a valore. Quello è sbagliato. Ce ne frega a noi. Fate finta che adesso l'opponent riesce a fare la torre. Non riesce a farla. Ma fate finta, no? Ma dopo questo, ma come lo fermi? Dice sì, c'ha il pecca. Ma non è così buono. C'ho tantissime carte che lo vanno a counterare. Quindi a noi va oltremodo bene. Sentite, me ne faccio un'altra. Me ne faccio un'altra. Questo Natale Royale. Primo Natale Royale, tra l'altro. E mi sembra che oggi sul secondo canale esce anche qualcosetta. Mi sembra. Capanna Goblin è da un bel po' che non la vedo, eh. Capanna Goblin è da un po' che non la vedo, eh. Mo dobbiamo capire se mi ricordo come. Sapete che c'è? Secondo me ha valore questa roba qua. E secondo me c'ha valore di nuovo anche questa. Guardate che là mi è rimasto uno scaricucciolo che può essere utile, può non essere utile, però qualche danno lo andiamo comunque a creare. Questo può essere veramente uno di quei problemi mega galattici. Ok,
Come si stanno comportando le carte? Questo devo farlo per forza. Mi arrivano 400 fireball, raga. Tosta, Tosta, non so se la racconto questa, Non so se la racconto. Non so se la racconto. Non lo so se la racconto. Secondo me non ha neanche senso abilitare. Quel coso è troppo forte. Quel coso è troppo forte. Quindi facciamo direttamente così. Raga, non devo mai sbagliare questa play. Tra l'altro mi ha anche un po' laggato. Direi che questa è fortissima. Direi che questa è stra forte. Però ripeto, secondo me sta partita non sa da vinci. Sapete che c'è? Facciamo così. Così mi copro dalle piccole fireball e vediamo che minchia succede. Che minchia succede, Mirke? Che minchia succede? Perché lui c'ha una caterva di valore. Bravo, Mirke. Bravo, Mirke. Secondo me non male. Ok. Ripeto, qua non devo sbagliare niente, raga. Bene. Benissimo, anzi. Lo so che lui ha la... Lo so che lui c'ha la... Esatto, la Fly Machine. Ok. Sicuramente questo c'ha un valore apocalittico e ancestrale, no? Ok. 399, se non erro. Ma non è fireball e frecce? Sì. Un po' si gode, Un po' si gode, Un po' si gode, Questo... Questo c'è da dirlo. Questo c'è da dirlo. Tantissimo. E che fai? Te ne privi di non fartene un'altra? Dai. Video quasi XL, ma non mi importa. Tanto sapete che a me fa piacere. Bello. Porca miseria. Bello, bello, bello. 302 a livello 15. Togli tantissimo. Non voglio dare valore con principino. Vediamo che cosa succede. Pescatore mi sarebbe no utile di più. Secondo me questo ci sta. Lui dovrebbe avere, oltre che la mamma di un altro pianeta, se non erro, la scintilla. È possibile? Vediamo, Disinteresse completo di parte da un po' di tutti. Ho giocato benissimo. Abbiamo recuperato però a destra, Abbiamo recuperato a destra. Lui se ha scintilla, io la soffro. Ho il deck che mi permette di dargli problemi, ma io personalmente la soffro. Quindi facciamo così. Volevo tirare lui, ma secondo me non aveva molto senso, perché secondo me lui continuerà a giocare a sinistra. Infatti, allora, o l'opponent ha qualcosa di molto forte. Diciamo così, che dovrei dargli una mano, no? Cioè, diciamo così. Ok. Ok. Devo assolutamente intervenire. Non ho attivato la torre centrale. Cosa ho sbagliato? Credo niente. Gran cavaliere, te posso in ammazzate. Ma te il gran cavaliere. Vediamo, adesso sarà tostissima. Ok, questo ce l'ho. Posso prendermi dei dannini.
Sicuramente questo mi va così. Sicuramente questo mi va così. Sicuramente questo mi va così. E sicuramente possiamo fare così. Sarebbe stato fantastico fare un solo danno. Uno solo. Ma non ce l'abbiamo fatta. Lo lasciamo così. Non stiamo giocando male. Questo secondo me sarà fondamentale. Tosta, eh? Tosta, tosta, tosta. Veramente tostissima sta partita. Bella, ma minchia tosta. Quindi qua, che famo? Raga, let's go. Mamma mia, questa pure è stata bella, eh. Pure questa è stata veramente, veramente, veramente bella questa partita qua. Campione Royale, ragazzi. Ci manca ipoteticamente poco per il campione definitivo. Ipoteticamente. E mancano 7 giorni. Io sono molto contento, eh. Io sono molto contento, ve lo dico. Cercherò di non farvi spoiler nel titolo, ma sono molto contento. Raga, vi voglio bene. Tantissimi auguri a voi e a famiglia. Probabilmente un altro video lo registro. Forse altri carti 2, non lo so. Rimanete aggiornati. Ciao.